È la mia vision, come la chiamo, che non è una filosofia, una roba astratta che un bel giorno mi sono inventata, ovviamente, a parte che non sono nessuno naturalmente, ma nasce da anni di esperienza concreta che poi ovviamente porta a riflessioni, le quali riflessioni portano a ulteriori esperienze concrete e via discorrendo. E allora ecco, si parla quindi di strategia, di una approccio strategico al social customer caring, che però mi permetto di dire, qualunque cosa, qualunque sia il vostro core business, la vostra attività, i vostri interessi, le vostre passioni nella vita, ecco, vale anche lì, oppure non vale allo stesso modo. Vuole essere un modo, un approccio che porta all'applicazione poi di determinate tattiche. E poi appunto vedremo nel dettaglio, ma la cui sintesi sta sempre in queste parole: vuoi vendere? Aiuta. In inglese, self help, o in hashtag self help. Social media ROI è responsabilità. Il ROI su social media, se vuoi tenere i soldi, il ROI a fine anno, devi essere responsabile. È un fatto, cioè di cuore. Questo bel cuore al cioccolato che ci farebbe tanto piacere, non dico la cioccolata calda che fa caldo, ma il cioccolato piace sempre. Consiste questo vendere, questo ROI, questo guadagno a fine mese, consiste nel quanto e quanto a lungo tu sia responsabile, ti prenda cura dei tuoi contatti, quanto tu metta in gioco il cuore e tutto te stesso. Per aiutare, per soddisfare in tutto il tuo cliente, che non è solo un ticket da gestire, ma è una persona, è un amico, come questo vetto disperato che devi salvare dall'acqua bollente, Giovanni, perché sennò poverino farà brutta fine. Sono oggetto di trovo. Ma lo vetto, dai. Perché questo principio, allora per te vegetariano ti dedichiamo la piantina verde, sono utile. Utile nel senso che sono utile di aiuto a te e porto a casa queste che vedete qui. Vendo, sono utile dunque vendo, cioè porto a casa le monete, i soldi, porto a casa l'utile. Self-help, social care. Perché queste frasi, questa espressione siano vere, far bene i soldi. Far soldi bene, fare i soldi facendo del bene, che non è, attenzione, un concetto che pure mi piacerebbe tanto, ma voglio dire, non stiamo qui parlando di, come dire, di buonismo, di roba spirituale e basta, se vogliamo anche sì, ma il concetto è molto semplice, vendere e aiutare, aiutare vendendo, vendere aiutando. Fare del bene, quindi, aiutare, come dicevamo prima, facendo i soldi, portando a casa il risultato. Fare l'utile, insomma, con l'utilità, l'utile e utilità, in questo doppio senso. Questo, a mio avviso, è il nuovo modello di business, che non è più il domani, ma l'oggi, con cui dobbiamo fare i conti. Questa è la nuova era del marketing. Un marketing che anche qui un po' provocatoriamente definisco marketing del volontariato, altruistico e egoistico al contempo e viceversa, perché faccio del bene a me, egoisticamente facendo del bene a te, ti aiuto e quindi faccio del bene a me stessa perché tu continui a venire da me e viceversa. È un marketing del cuore, heart marketing. Come diceva Jay Baer, utility, marketing della utilità per te. Il marketing, cioè tanto utile rispetto al prodotto o al servizio che io ti offro, che la gente farà la fila alla tua porta per comprare da te, perché quel prodotto gli serve. Porca miseria, ma tu se avessi trovato un taxi, se non ci fossi stata io, se avessi trovato un taxi, quanto l'avresti pagato? Cioè, no, io non sarei venuto a piedi, non lo so. Sarei venuto a piedi conoscendo la mia origine brianzola e quindi Grazie. abbastanza tipica. Però il problema, come dici tu, secondo
se non c'eri tu che mi aiutavi a risolvere una pena, ciò che gli americani chiamano Tell me your grace, cioè dimmi qual è la tua pena e via di seguito. Se io non ti risolvo, non ti tolgo questa pena, io con Rachele ho uso sempre una terminologia. Chi ti vuole una scimmia sulla spalla? Una scimmia. Sapete che cosa vuol dire avere la scimmia sulla spalla? Ve lo diciamo, Rachele. Ma se fanno i bravi, Avere la scimmia sulla allora spalla. gli diamo il bonus. Avere la scimmia sulla spalla è un gergo che viene usato molte volte in campo, non solo medico, ma a livello di nella mente dei formatori, che vuol dire hai un peso, c'è un qualcosa che devi risolvere, quella è una scimmia. È una scimmia, sapete le scimmie come fanno? Non so, siete mai stati in India, la scimmia si mette lì, incomincia. E mi rompe le palle. E finché io non tolgo quella scimmia, io non riesco a risolvere il mio problema. Quindi se non c'era la Rachele che mi dice, guarda, ti tolgo Mi io ha la tolto la scimmia, mi scimmia. ha tolto la scimmia dalla mia spalla.